Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Final Fantasy Zero Type Zero. Nella scorsa puntata abbiamo visto come effettivamente noi personaggi dall'interno della serie siamo praticamente dei cadetti superiori, definiti di classe Zero. Infatti molto probabilmente il titolo Type Zero si riferisce a questo. E adesso dobbiamo registrarci all'interno di quest'aula per diventare degli cadetti ufficiali, dato che la nostra presenza, così a quanto pare, sia una sorta di leggenda e che quindi nessuno mai abbia potuto vederci in carne ed ossa, ma adesso che ci siamo manifestati per salvare la cittadina, dobbiamo diventare effettivamente dei cadetti ufficializzati e quindi registrati. Per cui, aula 0. E andiamo a vedere cosa succede adesso. Eccola qui, Aula 0, col nostro Moguri personale e tutti i membri della classe 0, come potete vedere. Ichio,初めてとなるな. 私が諸君の指揮隊長となる倉鮫だ。指揮隊長。そうだ。諸君は私の指揮下に入ってもらう。すでに魔法局局長アレシア・ルラシアより許可が下りている。まさか。お帰れこら。俺らマザー以外の指図は受けねえぞ。おめえはお呼びじゃねえんだよこれ。うん。 Buongiorno, proprio. Ah, ecco la scena che abbiamo visto all'inizio. Ah, quindi era lui. の決定だと言ってたでしょ。あなた、マザーの命が聞けないの。気が済んだか。以後、諸君は私の指揮のもと、ミッションに参戦してもらう。こちらから指示のないときは、他の候補生と同じように、院内で生活するがいい。院内で。そうだ。 今までそんなことしてなかったのに、なんで急に？それもマザーから？ああ、ドクターアリシアからの指示だ。ふん。それと。マキナ、候補生レム、入れ。ああ、異端の者が加入。本日付でクラスゼロへ配属となる。候補生マキナとレム。マキナクナギリです。よろしく。 レム 時宮です。よろしくお願いします。お目付け役ってところかしら。別名あるまでは自由にしろ。諸君の成果を期待する。クリスタルの加護をあれ。改めてよろしく。この間は助かったよ。うん。助けてくれてありがとう。でもクラス0って本当にあったんだね。 Quindi tecnicamente Rem e questo Machina sono tra virgolette due esseri normali in confronto a loro, che sono stati modificati a quanto pare geneticamente tramite delle magie, degli alchimie, quindi è questo che effettivamente li differenzia. Quindi vuol dire che Rem ed effettivamente Machina sono dei talenti. Vediamo un attimo cosa vuole il Moguri qua. Che voce carina che ha. Military Operation Organization Guidance Logistics Expert. Doppiato da un bambino. Military Operation Guidance de Mogu to yobu kpo. Sukina ho de yobu kpo.
Il cupo finale è bellissimo. Questa è una frase che dice anche in Opera Omnia. Se uscite dalla porta laterale, andate in fondo al cortile interno e arriverete al cimitero. Loro omaggio con una preghiera. Beh, direi anche giusto. Essendo anche la classe Z, magari abbiamo... Diciamo, essendo anche... la classe 0, quindi diciamo quella più alta, è normale che, diciamo, questi siano dei compiti adatti alle nostre caratteristiche. Mentre tu invece, cosa sei? Vediamo l'addetto. Probabilmente colei che ci darà le missioni. Aria. Aria. Aria-san de osharu desu ne. Chi ha? Sembra tipo tutta strana. Ah, qua praticamente possiamo cambiare. Ok, perfetto. Poi qua acquisti e vendi. Vabbè, però adesso non c'è bisogno. Ecco, apri il menu, seleziona inventario oggetti, infine equipaggia per preparare oggetti ed usare rapidamente premendo il tasto sotto. Quindi se io faccio oggetti ad esempio e faccio equipaggia. Ah, ecco, pozione. Posso equipaggiarlo così. Perfetto. E utilizzarlo rapidamente col tasto sotto. Mentre invece per quanto riguarda... Per quanto riguarda la zona, dobbiamo andare di qua. Per andare verso il cimitero. Eccolo. Qua ci sono gli altri membri della nostra classe. E qui c'è il cimitero. Quindi non sanno neanche cos'è un cimitero. ノーイングタグを出撃前に残す。引き取り手のいないタグは死んだもののそして残ったタグの名をここに刻むの。スザクのために死んでいった人だって。私は出会った人や一緒の作戦に出る人の名前を必ず書き留めておくの。そして作戦が終わった時に知らない名前がないか確認する。 REM e macchina hanno detto che hanno da fare. Saranno andate a visitare la tomba di qualcuno? Cambiare leader. Il leader è il personaggio che scegli come attivo e puoi cambiarlo usando i vestigi. Dalla scelta del leader dipendono alcuni degli eventi che si svolgono nell'accademia. Quando è consigliabile cambiare leader per attivare un evento, ti verranno forniti degli indizi. Ah, ok, quindi qua tecnicamente dovrei cambiare il leader e mettere REM o macchina per sbloccare.
Quando avete tempo libero potete fare ciò che volete, chiacchierare con i vostri compagni, andarvene in giro, qualunque cosa. Nei giorni operativi invece dovrete seguire gli ordini del comando centrale. Ogni giorno hai a disposizione 12 ore di tempo libero. Se interagisci con i personaggi contrassegnati da Yups, dal punto interrogativo, sbloccherai un evento, ma consumerai 2 ore. Se invece interagisci con i personaggi contrassegnati da obiettivo, addetto o punto interrogativo, il tempo non diminuirà. Devi mandare tempo a destrarvi, ok. Il portale magico. Se esplorerete tutta l'accademia vi farò un regalino. Quindi parla comunque sempre di side quest, perché parlare con altri cadetti, esplorare tutta la... Ecco, vedi, missioni entro 6 ore, quindi abbiamo 6 ore tecnicamente a disposizione per interagire con, diciamo, con tutta la zona. Ecco, allora io vorrei fare un'altra cosa. Voglio cambiare un attimo il leader attivo. Ecco. Era troppo bello per essere Allora, ecco, se io vado su squadra e metto macchina, forse spostandolo qui sopra posso metterlo. Come posso allora cambiare? Ecco. Quindi adesso, se come leader utilizzo lui, potrei andare effettivamente al cimitero, giusto? Fatemi vedere se la mia intuizione inizia già, se il mio cervello inizia già a girare nella mentalità di questo gioco. E infatti, vedete, punto esclamativo, quindi le ore non dovrebbero abbassarsi. Nisa, ore. クラスゼロに入ったんだ。あの幻のクラスゼロだよ。マキナ。兄さんに報告してたんだ。とは言っても、兄さんがどんな人だったのかさえ思い出せないけど。お兄さんはスザクを守って任務を成し遂げて亡くなったんだね。でも変なんだ。変？あの首都解放作戦で兄さんは出撃したことになってないんだ。どういうこと？軍部に問い合わせて教えてもらえなかった。出撃命令がないのにお兄さんは戦場にいた？それか記録には残せない極秘の任務に当たっていたか。マキナのお兄さんだもの、きっと精一杯できることをしてたんだよ。そうだと。なんであんな最前線にいたんだ。なんで死んだんだよ、兄さん。Hai ottenuto un'extra pozione. Missione entro 4 ore. Ah, allora. Ah, vero, perché il punto esclamativo valeva. Lui aveva detto che era soltanto obiettivo, punto interrogativo e un'altra cosa che non facesse scalare le ore. Giusto, giusto. Quindi punto esclamativo fa calare le ore. Allora, approfittiamone per esplorare un pochino l'accademia, visto che il Moguri in questo caso ci ha promesso, tra virgolette, di... ecco.
Lasciate che vi spieghi. Il portale magico al centro conduce a varie aree: il salone, sala relax, terrazza, laboratorio marziale, il dipartimento esoterico e la scuderia dei Chocobo. Al dipartimento esoterico. Vabbè, ci vado dopo. Tutte le informazioni per le missioni. Comando centrale. Da quella parte invece c'è il Crystallium. Inestimabile fonte. Ok. Quindi una sorta di tutorial. Allora, da là si esce. Mentre invece io voglio andare un attimo a vedere di qua. Però è figo questo macchina. Il mantello lungo così mi piace molto di più rispetto al mantellino piccolo, a dire la verità. Crystallium, quindi anche qua. Ecco, qui già cominciamo con le side quest. Questo è il Crystallium, lo ok, qui cadete per gli esami, mi raccomando. Veniteci spesso anche voi della classe 0. È sparito il punto interrogativo. Mentre invece qua cosa c'è? Archivio. Annali vermigli. Annali vermigli sono una ricca fonte di informazioni e immagini che si arricchisce ogni volta che soddisfi determinate condizioni. Che è una sorta di... Ah, ecco, è una sorta di diario, tecnicamente. 17 anni, arma stocchi. In confronto ai membri della classe 2 da cui proviene, ha abilità superiore alla media. Tende ad essere severo con se stesso e spesso dà l'impressione di essere una persona scostante, ma basta scambiare qualche parola con lui per capire che è molto socievole, solo un po' troppo serio. Ah, quindi lui proveniva dalla classe 2 e addirittura è riuscito ad arrivare alla 0. Rem, sempre 17 anni, arma a daghe. Cadetto appena arruolato nella classe 0. I due si conoscono fin dall'infanzia. Quando era ancora nella classe 7, agli esami scritti ha preso dei voti più alti di macchina. Poi, lui 16 anni addirittura. Madonna, ma non sembra di 16 anni. A 8 anni dipartimento esoterico lo prende in affidamento e lo addestra come cadetto. È lì che Ace impara a usare armi e magie. 16 anni anche lei. A 7 anni il dipartimento... questi sono tutti presi da 8 anni, eccetera eccetera. Arma l'arco, Trey, Cutter, 16 anni. Arma pistola esoterica. A 8 anni anche lei viene ripresa. No, aspettate, c'era 5. 16 anni anche lei. 16 anni anche... Madonna, ma non sembra di 16 anni sta tizia. Cioè, ma guarda com'è combinata. Come fanno ad avere 16 anni? 17 anni, 7? What? Ma non sembra avere 16 anni. Oh, vabbè. 16 anni... Vabbè, lui già sì un pochino. Lui addirittura 17 anni. Vabbè, già. Vabbè, la corporatura ci può stare. Comunque sono tutti presi praticamente all'età di 7-8 anni e addestrati direttamente dal dipartimento esoterico. E 17 anni pure. Non c'è nessun maggiorenne. Ah vabbè, il cancelliere, vabbè, 62 anni. Vediamo quanti anni ha. Età non nota. La classica strega come la maga idea che... A 6.799 anni. 26 anni addirittura il maestro, se così si può definire. Quindi ha la mia età, praticamente. 53 anni il generale, 48 anni l'amministratore, 66 anni l'amministratore. E poi qua ovviamente tutti i personaggi che ancora non abbiamo conosciuto. Esper dovrebbe... Tecnicamente dovremmo conoscere Odino. No, neanche Odino, niente, proprio zero. Nemici, va bene, questi sono tutti soldati che impareremo a conoscere. Richieste per adesso non ne abbiamo. E qua ci sono le guide, quindi una sorta di bestiario, che tra l'altro non è bestia, più diario se possiamo definirlo, dei classici Final Fantasy, che
ci permettono comunque di avere informazioni, di avere curiosità anche per quanto riguarda i personaggi. Queste sono cose che comunque leggerò e analizzerò un po' più nel profondo per conto mio. Ovviamente non perderò troppo tempo nelle registrazioni perché non mi pare il caso, però sicuramente approfondirò la cosa per fatti miei e poi magari ve ne parlerò nei prossimi video. Vediamo invece il comando centrale. Ecco, facciamo che questa piccola puntata la facciamo così, un po' di esplorazione. Ecco, lì ce l'ha detto, qui ci sono tutti i punti interrogativi. Questo è il comando centrale, divisione operativa. Se hai bisogno di chiarimenti per le missioni, rivolgiti a noi. Ah, ecco, si è tolto il punto interrogativo. Se vi trovate in difficoltà nel completare con successo una missione, è possibile che la state affrontando con un approccio sbagliato. Cambiamenti apparentemente insignificanti nella strategia possono ribaltare completamente l'esito della situazione. Modalità di gioco. Livello missioni. È possibile sbloccare una modalità ancora più impegnativa soddisfacendo determinate condizioni. Addirittura. Non fatevi scrupoli a chiedere rinforzi all'Accademia per abbattere nemici apparentemente invincibili. Rinforzi dell'Accademia. Puoi attivare i rinforzi premendo e selezionando impostazioni dalla scheda configura. Gli ausiliari forniranno il loro supporto durante la missione e ti permetteranno di accumulare PFA. Quindi se io vado qua su configura e poi preferenze. No. Allora, aspetta, no, dov'è? Forse, no. Formazione, configura. Boh, non lo so, non l'ho capito bene. Poi questa sarà una cosa che approfondirò. Per diventare ottimi condottieri, selezionando missioni nella schermata del titolo, puoi affrontare di nuovo e con qualsiasi formazione le missioni già compiute. Affrontare nuovamente una missione è anche utile per salire di livello. Salvando i dati potrai conservare sia gli ESP che gli oggetti ottenuti e proseguire con la storia. Quindi si possono ripetere le varie missioni che affrontiamo. Durante... Quando vuoi andare in missione prima dell'ora stabilita, parla con Takinami. Vi farà partire subito, ma gli eventi e le richieste non ancora compiuti verranno annullati. Livello 12. No, non voglio partire immediatamente, perché ancora ho 4 ore a disposizione. Salve cadetti, io gestisco le forze ausiliari che prestano aiuto a chiunque. Ah, perfetto. Come incentivo a chiamare rinforzi abbiamo istituito un sistema di punti delle forze ausiliari, o PFA. Accumulandone molti potreste addirittura guadagnarvi un rango FA. Non vergognatevi mai di chiedere aiuto. Allora, le forze ausiliari sono conosciute dai membri che accettarono... Ok, a combattere... In base alle azioni compiute in base dagli ausiliari è possibile accumulare PFA, punti delle forze ausiliari. Per migliorare il proprio rango FA, ottenendo così magie e accessori esclusivi. Tuttavia, combattendo a lungo senza l'aiuto delle forze ausiliari, il rango FA potrà essere revocato. Il centro PFA, ok, quindi... Ecco, vediamo che cosa c'è. Carte, accademia, cappello piumato e cintura nera. Cintura nera è potenza offensiva. Infatti... Vabbè, qua ovviamente poi non c'è nulla. Ok, quindi in base ai punti che otteniamo possiamo ottenere delle cose. Interessante come concetto. È come nei classici giochi che ci sono, ad esempio per dispositivi mobili, dove utilizzando l'aiuto di un amico, di un friend, accumulate i punti amicizia. E questi punti amicizia poi vi permettono comunque di ottenere dei piccoli oggettini che vi possono aiutare all'interno del gioco. Niente di eccezionale, però sono pur sempre degli oggetti che vi possono dare aiuto. Allora, saliamo. No, dipartimento esoterico è dove dobbiamo andare noi. Quindi andiamo alla scuderia. Facciamoli con ordine. Così... Che belli, ci sono anche i chocobo da poter cavalcare. Guarda i mini chocobo! No! Che sono belli! No! Che bellino!
No, fa il verso. To, delle facce nuove. Benvenuti nella rinomata scuderia dei Chocobo di Rubrum. Qui sono i Chocobo a comandare, quindi vediamo di abbassare la cresta. Sono ottimi mezzi di trasporto, sfrecciano al fronte senza paura e in casi estremi sono perfetti come razioni d'emergenza. Oddio. Sicuramente sono molto più in gamba di certi cadetti buono a nulla. Chiaro il concetto? Bene, ora che abbiamo... prendete questi. Hai ottenuto 10 Chocobo maschio e 10 Chocobo femmina. Hai ottenuto 3 fasci di erba Ghisal. Vabbè, l'erba Ghisal che è quella che mi permette di poter richiamare i Chocobo. Qua non penso ci sia altro da... Nanda. Oh, ma qua c'è Ace. Ecco, ma loro, vedete, cioè hanno questa sorta di, tra virgolette, freddezza. Anche se già sanno magari cose che... Cioè, magari sanno delle cose, però sono un po' frenati. Boh. Se vuoi, puoi provare a cavalcare un Chocobo, ma non uscire dal recinto, mi raccomando. Quando vuoi smontare, torna qui da me. No, non voglio cavalcare il Chocobo, poi lo... Lo farò direttamente quando saremo in giro per la mappa. Per il momento non mi pare il caso. Invece andiamo al cristallo e andiamo... sì, tornare all'Adria. Ah, quindi ogni volta praticamente mi teletrasporto in un posto. Vado all'Atrio e faccio così. E ritorno al portale magico. È un po' una rottura di scatola, a dire il vero, eh. Andiamo sulla terrazza. Terrazza panoramica. Quindi anche qua non credo ci sia tantissimo da fare, perché essendo una terrazza panoramica... Oh, punto esclamativo, quindi qui perderemo altre 2 ore. Però è giusto farlo. Che fa? Ci sta provando? そうだけどさ。俺はレムが須崎に来ていたことも知らなかったからね。私だってマキナがいるって知ってたらちゃんと連絡してたよ。2ヶ月もすれ違ってたなんて信じられない。お二人は以前からお知り合いだったのですか?俺たち同じ村の出身なんだ。うん。合同演習で7年ぶりに会ったんだよね。 Hai ottenuto una gran pozione e le ore sono arrivate a 2. Però guarda, ci prova con Seven, eh. È marpione. Marpione di un macchina. Ci prova. Allora, salone. Dato che il dipartimento esoterico è l'ultima zona dove dobbiamo andare, preferisco andare qui. Ovviamente poi cambierò il leader nuovamente in Ace, visto che comunque Ace sembra essere, proprio come dice la parola stessa, l'asso del gruppo. Cercheremo di utilizzare un po' di più lui, ma senza ovviamente nascondere gli altri. Qua ci sono gli altri membri, Cater e qualcun altro. Ora i nomi non me li posso ricordare tutti subito all'inizio. Mi ricordo quelli che ho conosciuto tramite Opera Omnia, questi senza dubbio. Però gli altri ancora faccio un po' di fatica a ricordarli. Poi sala relax. Vediamo anche la sala relax. Ecco, è una sorta di bar, sembra. Sì, una sorta di lounge bar. E che però sono tutti minorenni qua, quindi come fanno ad avere accesso ad un lounge bar? Cioè, ecco, effettivamente là ci sono tazze di tè. Questo sì, effettivamente così può anche essere. Ah, posso sedermi a vedere qualcosa? No. Ah, fa soltanto l'animazione... va bene, niente di interessante. Come esplorazione comunque siamo anche abbastanza rapidi, per cui tranquilli che
Faremo anche altro in questa puntata, non vi preoccupate, non faccio solo esplorazione e chiudo. Il gameplay lo dobbiamo vedere, quindi anche se dura un po' di più la puntata non mi interessa. Tanto voi potete anche skippare la parte più, tra virgolette, noiosa. Io lo faccio perché è giusto che faccia vedere un po' tutto. Questo è il laboratorio marziale, il sesto per la precisione. Qui vengono progettate tutte le armi. Se volete rinnovare l'equipaggiamento, questo è il luogo perfetto. Ecco, ottimo. Quindi è una sorta di fabbro, se possiamo definirlo in termini di videogiochi. Questo è il negozio di armi e accessori. Abbiamo una vasta scelta di articoli che vi saranno utilissimi in battaglia. Quindi vediamo. Carte d'argento addirittura, flauto d'argento, arco d'argento, pistola arcana. Ma non si sa se, se sono più forti oppure no. Stocchi d'argento, daghe d'argento. Sì, non si sa se effettivamente sono migliori rispetto ad altre. Però per il momento non voglio acquistare niente. Non credo sia necessario acquistare qualcosa per adesso. Allora, facciamo una cosa, andiamo... aspetta, dov'era il corridoio di qua? Andiamo a cambiare il leader. Andiamo a rimettere Ace. No, modalità. Ecco, mobilità. Sì. Perfetto, quindi ritorniamo con Ace. Non so se effettivamente utilizzando Ace nelle varie zone, no, del teletrasporto, magari si possono sbloccare degli obiettivi nuovi o delle cose nuove. Perché qua non penso. Dove credi di andare? Non puoi entrare nei portali delle altre classi. Quindi questi sono i portali delle varie classi. Ecco perché non posso entrare. Noi che siamo la classe 0, giustamente abbiamo il portale più importante, quello al centro. Allora, ci manca l'ultima zona da esplorare, ovvero il dipartimento esoterico, che è anche dove dobbiamo raggiungere la nostra amata mamma, per così dire. Ecco, e lì c'è l'altro punto interrogativo. Questo è il dipartimento esoterico. Siamo al servizio della dottoressa Aresia. E di solito questa zona è aperta solo al personale autorizzato. Ma mi hanno chiesto di fare un'eccezione per la classe 0. Voi siete gli unici che possono entrare e uscire quando vogliono. Dobbiamo confermare la vostra disponibilità a ricevere gli OS, ordini speciali, che fanno parte di un sistema top secret progettato dalla dottoressa. Se accettate di riceverli, la dottoressa vi invierà personalmente le istruzioni durante le missioni. La conferma della vostra disponibilità è necessaria perché se accetterete una OS e non lo portate a termine sarete puniti con la morte. Oh cacchio. La dottoressa sostiene che farvi rischiare la vita mettendovi alla prova in questo modo vi farà diventare più forti. Beh sì, però... Tuttavia si rende conto del rischio che implica, per questo ci serve il vostro consenso. OS, ordini speciali. Se decidi di ricevere gli OS, durante le missioni ti verranno trasmessi degli ordini speciali. Per leggerli basta premere il tasto OK. Prima di scegliere se accettarli o meno, valuta bene le condizioni, perché alcuni OS potrebbero essere impossibili da eseguire oppure non essere più validi quando li leggi. Rifiutare un OS non ha conseguenze negative, ma portare a termine uno dà diritto a una ricompensa che sarà speciale se l'OS è segnalato con una busta rossa. Accettando gli OS riceverete uno status benefico ed eseguendo l'ordine otterrete una ricompensa adeguata. Se fallite dovrete pagare con la morte, a meno che non evitiate per 3 volte l'incantesimo esiziale. Accettate l'invio di OS? Sì. Ovvio. Che li accetto. E adesso parliamo. Vi piace stare là? Sì, ascoltiamo. Allora, vi siete accorti che nessuno di voi 12 ha subito gli effetti di neutralizzazione durante la liberazione? Quei dispositivi non possono farvi niente, tesorucci, quindi non dovete mai preoccuparvene. Perché? Beh,
perché funzionano solo contro il cristallo della Fenice Vermiglia. Il vostro potere deriva da, diciamo, dall'amore di vostra madre, d'accordo? Scherzi a parte, come vi ho detto, non badate al neutralizzatore. Voi siete speciali, credete in voi stessi e fatevi valere. Hai ottenuto una gran pozione. E adesso ho esaurito le ultime 2 ore, per cui devo fare la missione. コムに特殊連絡が入りました。特殊連絡？はい。モーグリさんからの招集連絡みたいですね。じゃあ教室に戻ってモーグリに聞いてみよっか。はい。ところでコムって何だっけ？あ、スザクから支給されている通信機ですよ。クリスタルオリエンティッドメッセージングメディアム。その頭文字を取ってコムと呼んでいるようです。 Qui non ci posso. Ah, ufficio di Aresi addirittura. Ok, quindi qua non ci posso andare. No. Sì, torniamo nell'atrio. Ma è cambiata la musica, perché? Che è successo? Quindi dobbiamo ritornare in aula. Giorno operativo. Ecco, infatti, vedi, quindi dobbiamo ottenere le nostre, la nostra prima missione. Ecco, obiettivo. Il capitano. Gokuro. Vi è stata assegnata una missione. Prima di fornirvi dettagli, però, voglio ricordarvi una cosa importante. Se lo riterrete opportuno, potete richiedere rinforzi all'Accademia. Se accetti l'invio di rinforzi all'Accademia ausiliare appartenenti ad altre classi, sostituiranno temporaneamente i membri di appoggio della formazione durante lo svolgimento della missione. Ricorda che anche le morti degli ausiliari vengono considerate ai fini della valutazione. Puoi attivare e disattivare i rinforzi dell'Accademia aprendo il menu e selezionando impostazioni nella scheda configura. La prima battaglia dei cadetti. Dovrete spugnare la città di Maktai. Partendo dall'ingresso. Ah, ok, quindi la missione già ci è stata assegnata così. Perfetto. Quindi adesso posso scegliere tecnicamente anche la squadra che posso portare, giusto? Esatto. No. Aspetta. E non vorrei che sia... Allora, ha detto che dobbiamo raggiungerla a piedi. Per cui andiamo. Da lì non ci posso andare. Da qui invece sì. Prima qua non ci potevo andare, mentre invece adesso sì. Andiamoci, vediamo. Facciamo un minimo di esplorazione. Attracco aereo. Anche lì c'è un cristallo. E niente più, perché per ora non posso, penso, utilizzare. Non sono operative, infatti. Va bene, però a me interessava soltanto sbloccare, tra virgolette, il fatto di poter visitare questa zona. Perché il nostro Mog ci ha detto che se avessimo esplorato tutta, diciamo, tutta la zona, avremmo avuto una ricompensa. Là ancora non ci possiamo andare, per cui va bene così. Qui non c'è niente, vero? Non lo sapete, io voglio controllare. Lì c'è il vestigio. Pronti per la vostra prima battaglia ufficiale? Combattendo e sconfiggendo il nemico accumulerete esperienze e potete salire di livello. Sì, avete capito bene, far parte della squadra non basta, bisogna combattere sul serio. Però se la... potete annullare la missione. Ah,
Quindi l'esperienza si ottiene lo stesso. Non ottengono esperienza, quindi soltanto la squadra riceve esperienza. Quindi diciamo che per far livellare tutti i personaggi dovrò fare più e più squadre. Per far ottenere esperienza ai vari personaggi e far fronte alle battaglie può diversificare sfruttando le abilità specifiche di ognuno. Selezionati da un vestigio durante le missioni, affronti i nemici nel corso dell'esplorazione oppure partecipa alle missioni già compiute. Le riserve sono i membri della squadra che puoi chiamare accedendo a un vestigio. Le riserve che non partecipano direttamente ai combattimenti. Ok, quindi se la formazione viene annientata si perde l'esperienza. Se invece annullo la missione, no. Alcuni possono partire con il Raptus. Esplorazione. Diciamo che ci sono tante meccaniche simili ai vari Final Fantasy, mentre invece alcune sono uniche di questo titolo, ovviamente, ed è giusto che sia così. Ecco, qui vedete, possiamo nella mappa praticamente la mappa del mondo, dove si troveranno ovviamente incontri casuali, ma io sono da solo. Ecco, come appoggio ho Deus e Trey. E se invece volessi un altro appoggio? Come posso fare? Forza ausiliare. Silhouette. Rinforzi accademia, sì. Conferma iniziale. Va bene. O un incontro casuale. Ecco, sfruttiamolo per... Dov'è l'altro nemico? Benissimo. Combattimenti concatenati. Dopo aver sconfitto dei nemici durante le esplorazioni, potrebbero arrivarne subito altri. In questi casi potrai decidere se affrontarli o porre fine al combattimento. Se li affronti, il livello dei nemici salirà a ogni nuovo combattimento. Ci sono alcuni altri nemici, li affronti? Sì. Potrebbe essere un'occasione interessante per... Aia. Quella che suona il flauto nel frattempo. Quindi anche di questo ottengo il fantoma. Altri nemici. Ma quindi si può fare praticamente sempre sta cosa, da quello che sto capendo. Cioè, da quello che capisco, praticamente è sempre. Ho ottenuto tutti i fantoma. Altri nemici. Ah, ma quindi proprio è infinito sta cosa.
Dov'è? Battaglia terminata anche qua. Perfetto. Altri nemici. Ah, vabbè, è una cosa che praticamente puoi fare. È un meccanismo molto simile, adesso che ci sto pensando, alle catene che si facevano in Final Fantasy XII. Dove praticamente tu potevi affrontare diversi nemici e facevi i concatenamenti per ottenere degli oggetti più rari. Qua diciamo che è tendenzialmente la stessa cosa. Ah, ecco, scegli chi mobilitare, perfetto. Quindi posso scegliere... Perché questi qua sono gialli? Perché sono gialli questi? Non capisco. Forse hanno tipo degli effetti bonus. O comunque sono... Allora, facciamo una cosa. Dato che... Allora, Ace... Devo dire la verità. Ace non mi ispira tantissimo. Io sono molto più ispirato da Machina. Quindi metto Machina, Rem. Poi Jack, 8, Cutter, Ace, Deuce. Vabbè, li posso mettere tutti praticamente. Modifichi l'equipaggiamento? No, perché non ho altri. Ecco, scegli i combattenti. Allora, voglio mettere Machina, Rem e Seven. Vuoi chiedere rinforzi dall'Accademia? Confermando, durante la missione interverranno le forze ausiliari. Sì, perché no? Così accumulo punti nel frattempo. Ah, qui posso ottenerli lo stesso i fantomi. Liberate la città dagli imperiali. La mappa comunque mi sembra abbastanza abbastanza standard, nel senso, ecco, vedete, molto schematizzata. Non c'è una vera e propria minimappa. Anzi, sì, c'è una vera e propria minimappa che vi dice anche dove ottenere oggetti, dove non ottenere oggetti. Certo, io preferirei una minimappa più a schermo. Ecco, l'arrivo della... Ordine speciale? Come si ottiene l'ordine speciale? Sfida il leader. Sfida per il leader. Sconfiggi un nemico usando la magia. Tempo limite 30 secondi. Effetto trance. Effetto trance. Sì, a costo di morire. E rifiuto. No, rifiuto. Perché la battaglia è già terminata. Quindi non potrei riuscire a sconfiggere un nemico così. Anche se devo ammettere che il combattimento con le armi corpo a corpo risulta abbastanza difficile. Perché... Diciamo che non ho il tempo materiale quasi di arrivare all'azione, vedete? Cioè devo praticamente avvicinarmi. Bene. Ah, ma ci sono due. Ah, ma praticamente gli altri tizi dell'Accademia sono delle sorti di Heartless dei miei personaggi. Oh, qui c'è una piastrina. Ah, ecco, le piastrine sono quelle che si ottengono probabilmente dai morti, che come aveva spiegato Rem.
sono quelli che poverini non sono riusciti a ritornare. Oh, là c'è il leader, quindi superate, verifica, superate l'imboscata. OS compiuto. Oh, l'abbiamo sconfitto. Vedete, si sono arresi. Quindi possiamo ottenere degli oggetti. Kit d'emergenza. Tu cosa mi dai? Razione di cibo iperprotitico. E qui dovrebbe esserci un oggetto. Esatto, perché la mappa, come potete vedere, c'è quella sorta di sacco in alto a destra. Cioè, allora, se voi vedete a destra, c'è la mappa, no? E come potete vedere io sto seguendo appunto le zone per ottenere gli oggetti, perché come sapete io sono il tipo delle esplorazioni a go-go. Quindi abbiamo ottenuto un altro punto PFA. Tra l'altro potrei farmare tranquillamente i punti PFA stando fermo, da quello che noto, perché si danno un punto PFA ogni, vedete? Prendono un punto PFA ogni tot di tempo, quindi potrei starmene benissimo fermo qui, accumulare punti PFA senza fare niente e poi non attivarli più. Cioè, potrei benissimo fare anche una cosa del genere. Comunque, andiamo avanti, visto che qua per il momento non c'è altro. Allora, ecco, qui possiamo andare o a sinistra e a destra. Quindi prima andiamo a sinistra perché ci sono oggetti che dobbiamo raccogliere. Ordine speciale. Metti a segno 10 colpi in un minuto. OS compiuto. Ah. Oddio, 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 oddio. Il brutto, vedete, è che il mirino praticamente si attiva anche con le barriere. E quindi mi distrae praticamente, perché mi distrae. Allora, io voglio andare da questo lato, perché c'è una mappa con l'oggetto, quindi... Benissimo. Distruggete la base di difesa frontalmente. No, attaccate questo. Battaglia terminata. Perfetto, OS compiuto. Sono stato fortunato che ho incontrato il generale. Cibo liofilizzato. Qua cosa c'è? Qua si è aperto un magazzino, ma non c'è niente. C'era altro soldato qua in giro? No. No, io devo andare da questo lato, però non c'è nessuna mappa. Ecco, da qua.
Allora, diciamo che il sistema degli OS, se così si può, dire, è un po', forse un po' confusionario, perché neanche te ne rendi conto delle volte. REM è entrato con lo status Raptus. Ordine speciale. Metti a segno 15 colpi in 2 minuti. Vabbè, è abbastanza semplice. Oddio. No, battaglia terminata, no. Oddio, come faccio ora? Oh oh. È un po' un casino qua. Sì, ma là c'è, guarda, un corridoio tipo speciale, ma non riesco a capire da dove ci devo andare. Qua sono ritornato dove ero prima. No, no, ma qua è che è finita la mia missione di livello. Il mio ordine speciale è finito, dov'è? Non vorrei che stia scorrendo lo stesso. Facciamo un attimo una cosa. Andiamo un attimo qua. Ecco, ordine speciale. Non subire danni. Quindi per 30 secondi non devo subire danni. Io sto qua, così non mi colpiscono. E dovrei riuscire a essere a posto. E infatti, S compiuto. Ordine speciale. Battaglia terminata, niente. Amen. Sfida per il leader. Sconfiggi un nemico sotto riflesso letale. Rifiuto. Perché tanto per ora. Ah, ma qua proprio non ci posso salire. E allora qua vedo che c'è un oggetto comunque che. Allora, la mappa di per sé, devo essere sincera, un po' mi confonde. Perché non ha dei. Diciamo, non ha delle strutture chiare. È un po' confusionaria. Ecco, a meno che debba orientarmi forse con i pallini. Per cui, se io voglio andare, vedete, nella zona superiore, devo andare di qua forse. Ed entrare da questo lato. Però questo lato non è la stessa zona dove sono entrato prima. Punto di domanda. Ok, allora provo un attimo a vedere questa zona. La vado a esplorare perché può essere che magari, diciamo, il mio ragionamento sia stato, sia tra virgolette comprensibile. Perché se io vado di qua. Una reazione di cibo. Ah, ok, vedete, questa era praticamente. Ah, va bene. Allora, vi spiego cosa ho capito. Praticamente la zona, cioè dove sono io, è il riquadro che mi fa capire che io sono appunto presente in quella zona. Però vedete che ci sono queste due rette parallele che sono le strade praticamente. Ecco, io devo individuare da solo le strade, perché come potete vedere qua, adesso posso uscire nuovamente e ritornare a dove ero prima. Mentre invece prima ero salito da sopra perché ero appunto nella strada parallela a quella di prima, vedete? E sono già dove ero prima. Quindi tutti quei quadrati, questi quadrati che vediamo nella mappa, mi indicano esattamente dove sono gli ingressi per le zone di interesse. Quindi io devo
andare adesso da questo lato e poi andare a destra. Esatto, vedete, perché mi danno praticamente il suggerimento su dove si trova l'ingresso alla nuova area. Ora in questo caso è contrassegnato così perché è l'obiettivo, quindi vedete, devo andare ovviamente nelle zone che mi danno l'obiettivo. Mentre invece le altre sono quei quadrati piccoli che si vedono nella mappa, che praticamente mi suggeriscono dove sono gli altri ingressi. Mette a segno 10 colpi. No! Dai, maledetto! Madonna mia, oddio! Oddio, ma qua io rischio di morire. No, no, devo cambiare subito aria. Perché finisco qua che muoio. È orribile, Kupo, davvero terribile. Ah, ci sono addirittura bambini, persone morte. Chiamare le riserve. Per sostituire un personaggio che ha perso la vita, chiama una riserva premendo sopra. Se tutti i personaggi muoiono, sarà game over. Ma perché, scusa, chi è che è morto? Ah, nessuno è morto, quindi... quindi niente, a posto. Andiamo avanti. Distruggi il serbatoio di carburante. Scusa, quale sarebbe il serbatoio di carburante? Ah, questo qua è il serbatoio di carburante. Ecco, serbatoio di carburante. OS compiuto, aia. Non subire danni, no? Questo è impossibile. È letteralmente impossibile. No, non riesco a fare questo. La magia è... Non subire danni, no, perché tanto li subisco. Vedi, li subisci, cioè li subisco anche mentre... dovrebbe esserci qua, ecco, infatti, vedete, un soldato che... Tempo impiegato. Morti subite una. Perché? Chi è che è morto? Ah, forse è morto un alleato perché non ho fatto quella missione. Valutazione C. Certo. Interessante, ho capito. OS eseguiti 5. Extra porzione per 2. Missione compiuta. Ricompensa speciale. Panacea. Negozio dell'attendente. Sblocco avvenuto. Tutela rinforzata. 500 PFA ottenuti, cappello a punta, 10 fantomi ottenuti da macchina, quindi un mega elisir, ok, vuoi salvare? Sì, salviamo, e direi che possiamo anche staccare qui. Ok, quindi siamo usciti, va bene, per il momento è tutto, vi ringrazio al solito per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.